ci tengo a precisare solo alcune informazioni, perché sono convinto che un amministratore pubblico debba sempre dare le spiegazioni delle sue scelte in qualsiasi momento. Noi abbiamo scelto, e ne siamo veramente soddisfatti, di gestire il sistema idrico integrato come comune di Berceto e già abbiamo ottenuto degli effetti positivi. Le rate dei mutui del comune sono pagate attraverso le bollette degli utenti del comune di Berceto, mentre prima gli stessi utenti pagavano i mutui di altri comuni. Ribadisco che la tariffa dell'acqua è rimasta invariata rispetto al 2015. Ribadisco che è stata fatta una lettura sul 98% dei contatori da un addetto del comune entro il 31 agosto, una lettura reale fatta da Del Piano Paolo. Ribadisco che le bollette che presentano delle anomalie su 2.500 utenti sono 20 e alcune sono già state sistemate avendo scoperto il possibile errore o comunque delle valutazioni errate. Ci sono poi 200 bollette che sono superiori alla media. Questo è dovuto alle letture non effettuate in precedenza e che quindi attraverso una lettura reale si è visto un consumo superiore a quelli che erano dati presunti portati avanti per anni. 500 bollette invece hanno un consumo inferiore a quello dei dati presunti, per cui per non fare pagare l'acqua ai cittadini di Berceto due volte, pur rimettendoci dei soldi come comune di Berceto, il consumo è pressoché a zero. Rimangono le altre 1750 utenti con una bolletta normale che non è superiore a quella che veniva pagata gli altri anni, anzi in parte è inferiore. C'è anche la sistemazione dei titolari dei contatori che deve essere tutta sistemata per avere una anagrafe corretta, per cui invitiamo tutte le persone che hanno un contatore magari intestato ai propri cari che sono defunti da 10, da 15 anni, da un anno, di sistemare e di fare la voltura. Voltura che abbiamo stabilito insieme alla segretaria comunale di fare nel modo più semplice possibile e anche con meno spese possibili, e mi riferisco alle marche da bollo. Quindi sono contento di come stanno andando le cose. È normale quando arriva a casa una bolletta da pagare, soprattutto in questi momenti che ne arrivano tante, della luce, del gas, di tanti altri servizi, nei momenti in cui c'è crisi economica fa effetto tutto. Però la maggior parte di persone hanno anche compreso che con la prossima lettura che verrà fatta durante l'estate reale sarà tutto molto molto più preciso e ognuno avrà il suo consumo diviso in tre rate e quindi anche questo è un possibile aiuto, sapere con certezza che paga il suo consumo reale senza avere delle valutazioni di presunto e quindi degli incassi anticipati da parte del comune, incassi che non vogliamo avere proprio per il rapporto corretto che vogliamo mantenere con i nostri cittadini utenti. L'altra cosa di merito è che c'è un ufficio apposito gestito da Del Piano Paolo per i rapporti con il pubblico, aperto tutti i giorni presso gli uffici comunali dalle 8 alle 13 e al lunedì e giovedì è aperto anche dalle 15 alle 18. Quindi le persone hanno modo di verificare, di conoscere, di valutare come sono state calcolate le loro bollette e anche di sistemare eventuali errori che ci possono sempre essere ed è normale che ci possano essere. E quindi abbiamo
piacere di essere l'unico comune che segue il sistema idrico integrato, una cosa che è stata molto complicata, che ci siamo arrivati grazie a un referendum che ha determinato l'82% dei cittadini di Berceto che volevano che il sistema idrico fosse gestito dal proprio comune, come cercheremo di fare anche per i rifiuti. Io credo che un compito del sindaco, un grande compito, è quello di tenere lontano dal proprio comune i carrozzoni pubblici o privati che solitamente aumentano le tariffe, peggiorano il servizio e danneggiano le finanze comunali, oltre che le tasche dei miei concittadini. Quindi questo è un principio che voglio mantenere, anche se è molto faticoso e anche se fatto spesso in solitaria, ma lo credo un dovere, visto il mio giuramento sulla Costituzione. Non credo di andare oltre, come mi chiede, a rispondere all'opposizione, perché si può rispondere alle persone che conoscono le cose, non quelli che si inventano, che non conoscono niente, nonostante tutti gli strumenti per poter avere qualsiasi tipo di dato. Direi che il dossier sull'acqua e sul sistema depurativo a Berceto è consistente, con un'infinità di dati, infinità di schede, addirittura anche fotografie, addirittura verbali dell'ASL e dell'ARPA, addirittura tutto il materiale che è servito anche per la causa in corso per cercare di recuperare i nostri mutui che per legge ci andavano pagati, invece dal 1997, da quando è stato affidato la nostra rete idrica, non sono mai stati pagati. Quindi ci sono tutte le possibilità per essere informati. Solo le persone informate, solo le critiche di persone informate possono aiutare e moltissimo a fare meglio. Le persone che strumentalizzano o si lasciano guidare da altri interessi non sono di nessun aiuto e mi dispiace che creino dei disagi anche presso i cittadini. Poi io vivo sempre nella convinzione che le bugie abbiano le gambe corte e alcune bugie pronunciate venerdì sera vedo che sono già dimostrate ampiamente dai cittadini che stanno difendendo a spada tratta l'amministrazione comunale per la sua scelta di gestire il sistema idrico integrato con i propri mezzi.